Ciao a tutti e bentornati nel mio canale Inglese a noi due. Oggi affronteremo insieme un esercizio di conversazione. È vero, viaggiare ancora non ci è permesso, però possiamo sognare. Vi chiedo di chiudere gli occhi e di lasciarvi trasportare con me perché andremo all'aeroporto di Londra. Questo esercizio di conversazione vi renderà protagonisti. Sarete infatti proprio voi, il turista, di fronte alla signorina del front office, alla quale andrete a chiedere delle informazioni per il metodo migliore per raggiungere il centro di Londra. Era proprio questo l'esercizio che stavi cercando. Come dice infatti Mario Bianchi in un suo commento, questi esercizi ti fanno entrare esattamente nello spirito di questa lingua. È vero, è un metodo leggero e divertente, ma secondo me è proprio questo il metodo migliore per innamorarsi un pochino dell'inglese. E fidatevi, con la giusta motivazione, e cioè quando ci appassioniamo a qualcosa tantissimo, raggiungiamo i nostri obiettivi facendo molta meno fatica. Quindi rimbocchiamoci le maniche e cominciamo col nostro esercizio di conversazione. Al solito, con questi esercizi di conversazione, siete proprio voi quelli che dovranno creare insieme a me le risposte e soprattutto dirle a voce alta. Prima di tutto, però, non dimenticare di iscriverti a questo canale, ovviamente se non l'hai già fatto. Come farlo? È molto semplice. Ti basterà cliccare sul tasto iscriviti che trovi qui sotto e attivare, se vorrai, anche la campanellina. Questo ti permetterà di essere avvisato ad ogni mio nuovo caricamento. Questo video sarà suddiviso in tre parti. Nella prima parte sarò io a farti le domande e ti consegnerò anche la tua risposta, ma con dei buchi, con degli spazi liberi. Ebbene, ti darò qualche secondo per pensare e, se vorrai, anche prendere qualche appunto, dove andrai a completare quegli spazi. Nel secondo step del video, invece, andrai ad utilizzare quelle frasi che hai creato per poter intavolare con me una conversazione. Nella terza parte del video controlleremo insieme le tue frasi con le frasi corrette e, se lo vorrai, potrai provare a pronunciare le parole, le frasi insieme a me per andare a controllare anche la tua pronuncia. Ebbene, cominciamo! Hello, can I help you? Hello, can I help you? Okay, you have three options: bus, train, or taxi. Okay, you have three options: bus, train, or taxi. Just go out the main exit and turn left. The bus stops are on the other side of the road. A lot of the buses go to central London. Just go out the main exit and turn left. The bus stops are on the other side of the road. A lot of the buses go to central London. There is a fast train every quarter of an hour to Victoria Station. There is a fast train every quarter of an hour to Victoria Station. You see the signs over there? Just follow those signs. It's not far. You see the signs over there? Just follow those signs. It's not far. I think it's about £20. I think it's about
20 pounds. The bus is only 8 pounds. The bus is only 8 pounds. Yes, that takes half an hour. The bus takes longer. It usually takes about an hour, but it depends on the traffic. Yes, that takes half an hour. The bus takes longer. It usually takes about an hour, but it depends on the traffic. My pleasure. Goodbye. My pleasure. Goodbye. Sei riuscito a scrivere qualche appunto? Se ti sei perso qualcosa, fai ripartire la conversazione da capo e poi ci rivediamo qui sulla parte 2. E qui tocca a te. In questo momento sei tu il protagonista. Devi rispondere alle mie frasi e così avremo una vera e propria conversazione. Hello, can I help you? Ok, you have 3 options: bus, train or taxi. Just go out the main exit and turn left. The bus stops are on the other side of the road. A lot of the buses go to central London. There is a fast train every quarter of an hour to Victoria Station. You see the signs over there? Just follow those signs. It's not far. I think it's about 20 pounds. The bus is only 8 pounds. Yes, that takes half an hour. The bus takes longer. It usually takes about an hour, but it depends on the traffic. My pleasure. Goodbye. Eccoci arrivati alla terza parte del video. Come già sai, in questa terza parte andremo a correggere le frasi che hai creato. E se lo vorrai, potremo pronunciare assieme le frasi stesse. Hello, can I help you? Yes, I need to get to the center of London, but I don't know the best way to get there. Yes, I need to get to the center of London, but I don't know the best way to get there. Okay, you have 3 options: bus, train, or taxi. Okay, where does the bus leave from? Okay, where does the bus leave from? Just go out the main exit and turn left. The bus stops are on the other side of the road. A lot of the buses go to central London. Okay, and what about a train? Okay, and what about a train? There is a fast train every quarter of an hour to Victoria Station. And where is the station? And where is the station? You see the signs over there? Just follow those signs. It's not far. And how much is a ticket? And how much is a ticket? I think it's about 20 pounds. And how much is the bus? And how much is the bus? The bus is only 8 pounds. But the train will be faster. But the train will be faster. Yes, that takes half an hour. The bus takes longer. It usually takes about an hour, but it depends on the traffic. Okay, thank you very much. I think I will take the bus. Goodbye. Okay, thank you very much. I think I will take the bus. Goodbye. My pleasure. Goodbye. Hello, can I help you? Okay,
You have three options: bus, train, or taxi. Just go out the main exit and turn left. The bus stops are on the other side of the road. A lot of the buses go to central London. There is a fast train every quarter of an hour to Victoria Station. You see the signs over there? Just follow those signs. It's not far. I think it's about 20 pounds. The bus is only 8 pounds. Yes, that takes half an hour. The bus takes longer. It usually takes about an hour, but it depends on the traffic. My pleasure. Goodbye. Prova con me a fare i seguenti esercizi, tutti inerenti il vocabolario dell'aeroporto. Spero veramente che questo esercizio di conversazione ti sia stato utile. Come sai, tutte le mie lezioni le trovi anche in formato podcast su queste due piattaforme, Spotify e Spreaker. Come al solito ti do appuntamento la settimana prossima alle ore 21 su questo canale YouTube Inglese Noi Due. See you next time! Bye bye!